Allora, quello di prima non era il telegrafo. Per telegrafo intendono il colle del telegrafo, quindi questo qua è il punto massimo. Infatti da qua poi c'è la deviazione che porta praticamente poi a Porto Venere, con già l'indicazione Campiglia, che è, non mi veniva il nome. Quindi c'è un'ora fino a Campiglia e poi 3 ore si è a Porto Venere. Io adesso mi mangio qualcosa perché inizio ad avere un po' di fame. Il vento per qua, almeno non so se è che sono riparata, non sembra essercene tanto. È un po' nuvolo, ma niente di che. Quindi provo ad andare avanti, poi se vedo qualcosa che non mi convince torno indietro, però mi sa che dai, pensiamo positivo e si arriva a Porto Venere. In teoria 4 ore, 11 e mezza, 12 e mezza, 1 e mezza, 2 e mezza, 3 e mezza, 4 e mezza, 5, in teoria magari potrei essere lì, facendo anche con calma. Quindi speriamo bene. Adesso mangio qualcosa e poi ci vediamo a Campiglia tra un'oretta. Il tempo di mangiare però prima. Ciao! Arrivati al telegrafo si fa praticamente la palestra verde, che è molto carino, ha percorso, come avete visto nel filmato che vi ho messo, pianeggiante nel sottobosco, dove ci sono diversi attrezzi per poter fare ginnastica. Poi si sbuca praticamente qui, che penso sia Sant'Antonio, credo, non lo so, perché solo da qui non avevo visto qualcosa tipo come costruito, abitato Sant'Antonio, lastricato, quindi passano le macchine e tutto. Sempre molto tranquillo, molto blando, e adesso da qua si va fino a Campiglia. Campiglia si prende giusto. Si va fino a Campiglia, che ci vogliono ancora 40 minuti, perché è un'oretta dall'inizio della palestra verde. E poi praticamente da Campiglia sono quanto pare 2 ore per Porto Venere. Quindi in realtà ci metteremo anche poco. C'è sempre questo incognito del punto di domanda da capire. Che lo vediamo solo mentre lo facciamo. E sono molto ottimista, quindi sono convinta che ce la faccio. Comunque è proprio carino, perché guarda, qui ci sono gli attrezzi ed è comodo perché praticamente si arriva direttamente con la macchina, perché lì c'è il parcheggio dove c'è il colle del telegrafo, quindi parcheggi lì, ti fai un percorso di palestra in mezzo alla natura. Una bella iniziativa, ce ne sono diverse, non è di sicuro l'una, però è carina come idea. Primo parco, ecco. Continuiamo verso Campiglia. All'ultima diretta prima di arrivare a Porto Venere, perché il percorso dopo che faccio non me ne vogliate male, ma me lo voglio proprio godere a pieno, quindi niente cellulare alla mano, farò giusto le riprese per il video, quindi il bellissimo panorama lo vedrete poi sul video. Questo invece è quello che si vede arrivando a Campiglia, perché praticamente taglia il versante e quindi si vede da una parte verso le Cinque Terre e dall'altra parte, quindi con Porto Venere, e dall'altra parte verso La Spezia. Questa qua è La Spezia, aspettate se riesco, ok. Questa è La Spezia. E adesso, ho fatto un primo piano ultra ravvicinato. E adesso andiamo a vedere invece l'altra parte. Si vede Porto Venere, eccola là, è là là. Scendi da Campiglia, praticamente c'è il pezzo di asfalto a quanto pare, però vedo che è indicato sempre il sentiero, quindi lo seguiamo di qua, penso che a un certo punto dovrà lo scritto. Comunque è bellissimo, cioè ragazzi, dovete venire a fare, è stupendo. L'importante è avere una preparazione fisica, che comunque stanca.
quindi non dico che dovete essere ultra palestrati, però abituati almeno a camminare o comunque a fare movimento. Va bene anche lo step, va bene anche fare le scale a casa, va bene uscire a camminare per ogni singola cavolata che c'è da fare a casa e non prendere la macchina ogni 2x3. Già quello è un buon allenamento. Poi se riuscite a fare anche di più, ben venga. Ne risentirete meno, ecco. Io non è che faccio chissà che cosa, nel senso io faccio un'oretta di tapirula tutti i giorni, ma di camminata normale, velocità 6. E poi vabbè, sono in piedi tutto il giorno al lavoro, ma non è certo quello ginnastica. Sentiero trovato. Guardate sempre la segnaletica dei sentieri quando siete in giro, perché al di là della cartina o meno, la segnaletica vi dice se siete sul percorso giusto oppure no. E si entra di nuovo nel boschetto. Allora, ho scoperto che ci sono due varianti poi da qua. Praticamente una sale su, tipo una parete un po' attrezzata, e va su una vecchia base militare. E ci sono le trincee e tutto il resto, però non faccio quella. E poi c'è l'altra, quella della parte bassa, ok, che è quella che sto facendo io, che non vuol dire perché parte bassa che non salga, perché siamo in salita adesso, che è quella diciamo più sulla costa, da quello che ho intuito, perché l'altra non l'ho fatta. Giustamente detto da Andrea, nei contatti che ho sul suo profilo Facebook, che è gentilissimo e mi ha aiutato tantissimo a questo punto, perché non sapevo benissimo da che parte dovevo muovermi. Quindi, sentiero per il momento è tutto così, quindi vi lascio, perché è inutile metterlo più di un top così, e io inizio a godermi il resto del sentiero. Questi sono gli scorci, per cui è bellissimo fare questo tipo di camminata. Dal sottobosco esci, ti si aprono questo tipo di finestre, bellissimo. E oggi non c'è neanche il sole che dà fastidio, okay. Perfetto, continuiamo da qua, inizia ad essere molto paesaggistico. In questo punto poi trovate un enorme masso dove vi potete mettere a contemplare il Porto Venere. Ci sono stata per parecchio. Vi mettete lì, contemplate il panorama, lasciate che i pensieri se ne vanno. Insomma, è stupendo. Allora, quando si sbuca praticamente dalla fine del primo pezzo del sentiero, si sbuca fuori, c'è a un certo punto l'asfalto, ma siamo ancora in zona alta, non siamo ancora bassa. Si intravede Porto Venere sotto, ma siamo ancora nella parte alta. C'è da fare un pezzo di strada asfaltata con un paio di tornanti. Prima dell'inizio di questi due tornanti c'è un sentiero che, se si prende, si va poi a ricongiungere, però attira parecchio perché va nella parte alta, e praticamente se poi prosegui si va verso la parte quella delle trincee della base militare. Quindi se non si vuole fare quel tipo di salita, che mi sembra che dovrebbe essere anche in parte semi attrezzata, mi sembra, perché scambiando due parole con Andrea se ho capito bene, penso che sia in quel punto che sia attrezzata, si può se no evitarla andando facendo i due tornanti, e poi si vede subito l'ingresso del sentiero che porta a Porto Venere, che è carinissimo perché è così. Siamo arrivati a Porto Venere, eccola qua. Il sentiero veramente semplicissimo, e non so cosa che credevo io che c'era più esposto, ma in realtà c'è solo la discesa questa qua, quindi veramente semplice. Un po' lunghino perché sono già sui 20 km, però tenete conto che c'è dentro anche, come si chiama,
il pezzo quello da Rio Maggiore, da Manarola a Rio Maggiore, che sono comunque 1,4 km circa. E adesso vado ad esplorare Rio Maggiore, vado ad esplorare Porto Venere. Poi metterò magari dopo qualcosa sulle storie, o magari ogni tanto magari farò qualche altra diretta. Comunque, bellissimo da fare, merita. Bellissimo, vi rilascio di nuovo a Porto Venere, poi chiudo. Ed ecco lì, Porto Venere che spunta. Guardate che non riesco a fare due cose in una, mamma. Castello, Isola Palmaria, Palmaria, dopo correggerò bene l'accento. Ora mangiamo un po' di pappa, guardando la fine. Sempre se riesco ad aprire il sacchetto. Non c'è niente di più bello dopo una bella camminata di prendere e farsi un bel giro in mezzo al paesino. Quindi vi consiglio, se fate anche voi le 5 terre, di magari prendervi, scendere giù magari il giorno prima, così potete gironzolare anche tra i vari paesini e poi godervi proprio tutto il giro, cioè non solo il sentiero. Bisogna evitare gli assembramenti. Insomma, ho girato un po' per Porto Venere, ho mangiato e tutto, e volevo entrare sulla chiesa, invece nada, a quanto pare c'è una manifestazione, non ho capito bene cosa, quindi fino alle 18 non sono entrata. Peccato che il treno è alle 18:30 dalla Spezia, ci vuole mezz'ora per arrivare. Che noia, tutta sta strada, poi niente, vabbè, ve la faccio vedere comunque da vicino, più di così non si può. Peccato perché l'interno della chiesa è veramente bello, merita. Niente, se riuscite venire giù, sperando. Ecco qua, questo è un po' scorcio, da qui si può vedere. E via. E niente, che amarezza. Che amarezza, però percorso bellissimo. Fatelo se riuscite. E il consiglio che vi posso dare è piuttosto, se proprio arrivate in macchina, magari riuscite ad arrivare presto, quindi non è un problema come quando è successo a me, che sono arrivata ieri alle 11, però, o se abitate già in città dove non dovete fare altri collegamenti, avete il treno che parte presto. Io ad esempio mi sarebbe piaciuto anche girare dentro, per dirti, Rio Maggiore, Manarola, Corniglia e tutto il resto, però giustamente ieri il tempo era quello che era, per poter fare tutto il sentiero ho bypassato la cosa, quindi organizzata meglio e molto più bello. Quando l'avevo fatto la prima volta abbiamo girato dentro nei paesini, è bellissimo. E niente, vabbè, vi faccio vedere il porto e poi mi informo sugli orari del treno, nel senso, so che l'ultimo è quello delle 18:30, valutiamo poi quale andare a prendere. Ecco qua, di qua c'è la scogliera, top, e c'è l'isola Palmaria, Palmaria mi sembra, non mi ricordo bene.
stiamo attenti a non cadere in acqua. Oggi è venuta poi fuori una bellissima giornata, c'è anche l'erice giù in fondo di lì, e ho scoperto che ignoravo che è possibile fare il giro di tutto il golfo partendo sempre qua da Porto Venere. C'è un sentiero che parte dalla parte alta, e quindi mi sa che quella sarà la prossima avventura. Deve essere bella, mi devo informare com'è il sentiero e tutto il resto, però vabbè, niente, da Porto Venere saluti e baci. Pianino, andiamo in stazione, andiamo in treno e qua a casa. Ciao a tutti, e giustamente non può non mancare il rientro a casa. Quindi dopo 3 ore qualcosa, molto produttive, dove ho preparato il video per sabato. Ho iniziato a rispondere a qualche chat, continuo adesso sull'altro treno. Quindi come vedete anche il movimento fatto con degli spostamenti con i mezzi mi ha aiutato, perché altrimenti io il video sinceramente da domani non riuscivo mica a montarlo per sabato. Non è il video delle Cinque Terre né di Porto Venere, quello sarà sabato prossimo perché richiede un po' più tempo per il montaggio. Ma è un video che ho fatto mentre ero alle Cinque Terre, in cui gli iscritti siamo, se non sono arrivati, ne manca uno comunque, siamo a 100 sul canale, e quindi giustamente niente, vi spiego un attimino chi sono. Quindi per chi poi è curioso, sabato alle 9:30 c'è il video da vedere. Perché mi cade la mascherina. E niente, sono arrivata in stazione centrale, adesso vado a prendere l'altro treno, che sono molto brava come senso di orientamento, che stavo uscendo dalla stazione centrale a cui siamo arrivati, va bene, meno male che c'è ancora un po' di tempo prima che parta il treno per Torino, e quindi niente, ci vediamo quando arrivo alla stazione del paese di fianco a casa mia. Poi mi mancano ancora 4 km a piedini e arrivo a casa. Vi faccio vedere la stazione centrale di Milano, è completamente deserta, cioè ci siamo 4 gatti in croce, wow. E sono solo le 10 di sera. Effetto Covid. Buona serata a tutti. Ciao. Ciao a tutti. Niente, io sono arrivata a casa. Anche casa, il paese di fianco a casa mia. Adesso mi faccio gli ultimi 4 km a piedi. In versione, visto che era un trekking senza nessun mezzo motorizzato, privato perlomeno. A questo punto non ci sono, quindi a piedini come per l'andata. Questa bellissima escursione di 2 giorni è terminata, tornando a piedi fino a casa. È stata una bellissima esperienza, mi è piaciuta tantissimo. Se il video ti è piaciuto anche a te, metti un like. Se non l'hai ancora fatto, ti consiglio di iscriverti al canale per seguire tutte le mie pazze avventure. Ciao, a presto!